Per questo lavoro utilizzerò diversi tipi di lana, vedete, sono tutti degli avanzi, sono proprio diversi, addirittura questi due sono uguali, stessa tipologia, insomma, questo invece è completamente diverso, anche questo addirittura anche è più spesso, e poi c'è questo, quindi utilizzerò tutti questi gomitoli diversi che sono appunto degli avanzi e cambierò quindi il numero dell'uncinetto a seconda di quello che penso sia meglio utilizzare. E andiamo a fare a partire dalle gambe, quindi dai piedi, e cominciamo con l'anello magico. Poi facciamo 6 maglie basse all'interno dell'anello magico. Chiudiamo e facciamo 2 maglie basse all'interno di ogni maglia, quindi per arrivare a 12 maglie basse. Arrivati a 12 maglie basse, facciamo un giro in cui lavoriamo una maglia bassa nella prima maglia bassa e 2 maglie basse nella seconda, e così per tutto il giro. Una maglia bassa e 2 maglie basse, una maglia bassa e 2 maglie basse, per arrivare a 18 maglie basse. Arrivati a 18 maglie basse, lavoriamo due giri senza aumentare, quindi conviene mettere il marcapunti anche se sono poche maglie, così non si deve stare a contare. Per chi invece è molto semplice contare, non ci sono problemi. Quindi due giri senza aumenti, un giro di 18 e l'altro giro di 18. Facciamo adesso le diminuzioni, quindi lavoriamo una maglia normalmente e poi andiamo a fare le diminuzioni prendendo un lembo solo delle due maglie successive, quindi uno invece di entrare in tutta la maglia, ma l'abbiamo visto tante volte, quindi in realtà sto facendo la bambolina in questo momento con il filo nero, anche se non si vede bene perché ormai l'abbiamo fatto veramente tante volte. Quindi la diminuzione si fa in questo modo. E quindi faremo così una maglia lavorata normalmente e subito dopo una diminuzione. Il prossimo giro lo lavoriamo a sempre lo stesso modo, quindi facciamo una catenella e una maglia bassa, diminuzione, maglia bassa, diminuzione, lo facciamo insieme questo giro, maglia bassa, diminuzione, e tutto il resto, tutte maglie basse. Ok, conviene ora riempire il piede di ovatta e poi continuare. Per continuare io cambierò colore. Mi taglio il filo. Per continuare cambierò colore con il color carne per fare le gambe nude. E come faccio per il cambio colore? Infilo l'uncinetto, carico il filo nero e poi prendo il filo con cui voglio fare appunto il rosa carne. E tiro fuori il filo rosa carne, tiro un po' quello nero e vado avanti con il filo rosa carne. Ok. E questa la considero la prima maglia e vado avanti, quindi che ne so, ad esempio se voi volete fare gli stivali potete continuare con il nero
vado avanti lavorando per la gamba, quindi per tutta la gamba, 12 giri senza né aumenti né diminuzioni. Fate poi anche l'altra gamba da subito, e gamba e piede, quindi eccoli qui, e poi li uniamo insieme per il corpo. Successivamente alle gambe facciamo due giri senza aumenti e senza diminuzioni del colore di cui vogliamo fare i pantaloncini. Dopodiché uniamo le gambe. Quindi in questo modo, ma già l'abbiamo visto con tanti altri amigurumi che abbiamo fatto. Qui l'unica cosa da stare attenti è che qui c'è la gobbetta, insomma, che sarà sul davanti, e quindi bisogna semplicemente stare attenti a questo. Per il resto si fa allo stesso modo. Quindi si prende la misura e si inizia semplicemente proprio così. Ops. Quindi si prende la misura in questo modo, ecco, e entro con l'uncinetto e faccio la prima maglia bassa in questo modo. Che succede ora? Che andrò tutto in tondo, qui le riunisco e poi rivado in tondo fino a qui. Per ora senza aumenti, questo primo giro senza nessun aumento o diminuzione. Qui c'è il filo della lavorazione chiuso, quindi che verrà nascosto. Sto lavorando molto stretto, quindi scusate. Ecco, io ho fatto praticamente il giro e adesso ho fatto praticamente il giro. Ho fatto tutto questo e adesso qui lascerò una maglia a testa non lavorata e andrò in quella successiva. Levo un filo che non è quello della lavorazione e andrò direttamente quindi in quella successiva. Quindi lascerò ad esempio questa maglia qui, questa e questa, e andrò a lavorare con l'uncinetto qui, e questo qui poi metto un punto e semplicemente le cucio insieme. Ecco, per farvi vedere, questo è il risultato, no? E qui c'è il buchetto che poi magari proprio con questo filo che dovrò nascondere lo vado a cucire. E ora vado avanti fino a qui, metto il marcapunti nella prima maglia di unione, magari ce lo metto anche già adesso così mi ricordo, e poi ci rivediamo. Quindi intanto facciamo anche io ora quest'altro giro di questa gamba. Adesso in pratica cominciamo a fare degli aumenti. Come facciamo? Praticamente la mia maglia d'inizio è o sul davanti o sul dietro, ma sono uguali. Io comincerò, faccio una maglia bassa, poi farò subito un aumento, poi praticamente che faccio? Ecco, ve lo spiego in un altro modo. Per i prossimi giri dobbiamo cominciare a fare gli aumenti. Come facciamo? Facciamo in questo modo, già l'ho spiegato per l'amigurumi. Allora, aumentiamo praticamente una maglia qui, una maglia qui, una maglia qui e una maglia qui. Quindi in tutto 4 maglie. Una sul davanti. Facciamo finta, no, scusate, questo è il davanti perché ci sono le gambe, i piedi che lo delineano. Quindi un aumento sul davanti, uno sul dietro, uno sul fianco destro e uno sul fianco sinistro. Successivamente, ad aver fatto questo secondo giro con questi aumenti, 4 aumenti, facciamo un giro di maglie basse senza aumenti. Prossimo giro ancora,
Quindi saremmo praticamente al primo senza aumenti, il secondo con quattro aumenti, il terzo senza aumenti. Adesso aumentiamo una maglia davanti e una maglia dietro. Allora, io non vi ho detto fino ad adesso il numero delle maglie perché in realtà non è così importante, il modello viene lo stesso. E quindi procediamo così. Quindi una maglia, un aumento qui e un aumento qui, non ai lati. Facciamo poi senza altri aumenti. Due giri, quindi due giri senza nessun aumento. Nel prossimo giro faremo due diminuzioni, una qui davanti e una qui. Sono, ecco, arrivata in questa, ecco qua. Quindi ne faremo una qui e una qui. Nel prossimo giro facciamo quattro diminuzioni, una davanti, una dietro, una al lato e una dall'altro lato. Dopodiché, un'altra cosa che vi devo dire è che adesso io inserirò il colore nero, nel senso che cambio colore perché questo è il pantaloncino e quindi farò un giro di colore nero per la cinta. Quindi nelle diminuzioni, nel giro delle mie diminuzioni, di queste diminuzioni metterò il filo nero. Dopo queste diminuzioni con il filo nero farò un altro giro sempre con il filo nero senza diminuzioni e senza aumenti. Successivamente farò un giro agganciando di nuovo il filo rosa per il corpo per fare il pezzettino della pancia che si vede. E farò due giri con il filo rosa. Nel giro successivo, dopo che ne ho fatti due con il color carne, aggancerò il rosso per fare la maglietta e faccio un giro con il rosso senza diminuzioni o aumenti. Dopo aver fatto 6 giri totali con il rosso senza aumenti e diminuzioni, cominciamo con le diminuzioni e ne facciamo sempre 4, una davanti, una dietro e due di lato. A questo punto, una cosa importante da fare è cominciare ad imbottire. Le gambe non verranno imbottite, però i pantaloncini e il resto del busto sì. E quindi cominciamo a mettere la nostra imbottitura. Dopo aver imbottito, continuiamo a fare le diminuzioni, sempre 4 per giro, sempre come al solito, quindi 2 davanti e dietro e 2 lati. Sono arrivata a 9 maglie basse, adesso faccio un giro con il color carne e poi chiudo le maglie perché poi ci attaccherò la testa. Per quanto riguarda la testa, partiamo dall'alto e io partirò con il colore di capelli che ho scelto. Quindi facciamo l'anello magico, come vedete lavoro doppio. E all'interno dell'anello magico facciamo 6 maglie. Ops, non si vedeva, vabbè, ma tanto ormai lo sappiamo. Quindi all'interno dell'anello magico lavoriamo 6 maglie basse. Chiudiamo il cerchio e lavoriamo adesso 2 maglie basse in ogni maglia, arrivando a 12 maglie basse. Nel prossimo giro arriviamo a 18 maglie basse, lavorando alternativamente una maglia bassa e due maglie basse, quindi l'aumento. Nel prossimo giro dobbiamo arrivare a 24 maglie basse, lavorando maglia bassa e una doppia, cioè due volte la maglia bassa, quindi l'aumento. Quindi due volte la maglia bassa singola e nella terza l'aumento, così per tutto il giro. Nel prossimo giro dobbiamo lavorare 30 maglie basse, lavorando quindi 1, 2, 3 maglie basse singolarmente, cioè una in ognuna delle maglie basse e due nella quarta. Quindi l'aumento nella quarta, così per tutto il Nel giro. prossimo giro dobbiamo arrivare a 36 maglie basse, lavorando 4 maglie basse in ognuna delle 4 maglie sottostanti e nella quinta o due maglie basse, quindi dove c'è l'aumento. Nel prossimo giro dobbiamo arrivare a 42 maglie basse, quindi dovremmo lavorare 5 maglie basse nelle 5 maglie basse corrispondenti, quindi singolarmente, nella sesta una doppia maglia, due volte la maglia bassa. Dobbiamo adesso lavorare senza aumenti e facciamo 3 giri senza aumenti e poi ci rivediamo. Dopo aver fatto questi 3 giri con il giallo, cambiamo colore e mettiamo il rosa o il colore che avete scelto per la pelle, può essere anche il bianco in realtà, e facciamo altri 2 giri senza né diminuzioni né aumenti con il rosa. Nel prossimo giro, dopo aver fatto quindi 2 giri di maglia color carne,
cominciamo a fare le diminuzioni, quindi facciamo 5 maglie basse normalmente e una diminuzione, quindi 2 maglie lavorate da sole, che sarebbero la sesta e la settima in pratica, no? Perché faremo 1, 2, 3, 4, 5 lavorate da sole e queste due le lavoriamo invece insieme prendendo solo il lembo esterno, come ormai sappiamo fare. Così per tutto il giro e poi ci rivediamo. Prossimo giro dobbiamo fare una diminuzione dopo 4 maglie basse lavorate normalmente. Quindi 4 maglie basse lavorate normalmente e una diminuzione. Prossimo giro lo lavoriamo senza diminuzioni, quindi lavorando le maglie così come si presentano. Nel prossimo giro diminuiamo ogni 3 maglie basse, quindi facciamo 3 maglie basse e poi una diminuzione. Nel prossimo giro faremo le diminuzioni ogni 2 maglie, quindi 2 maglie e una diminuzione. Ho inserito gli occhi, li ho inseriti ecco in questo modo, e intanto vado avanti perché tra un po' imbottirò penso il prossimo giro, e adesso faremo un giro dove facciamo una maglia bassa e una diminuzione. Adesso imbottisco la testa. Dopo aver imbottito facciamo il prossimo giro dove faremo tutte diminuzioni, quindi lavoreremo le maglie in pratica tutte a due. Chiudiamo il lavoro e siamo pronti per attaccare la testa al corpo. Ecco qua la bamboletta, fino a dove siamo arrivati. Come vedete non ho messo poi più il bottone per fare i pantalone, però ho messo tutti questi strass perché mi piaceva così. Bene, procediamo per le braccia e poi per finire facciamo i capelli. Per il braccio, dopo aver fatto il cerchio magico, facciamo 4 maglie all'interno dell'anello magico, 4 maglie basse. Chiudiamo l'anello magico e facciamo 2 maglie basse per ogni maglia bassa che abbiamo, fino ad arrivare a 8 maglie basse. Prossimo giro facciamo una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa ed un aumento. Arriviamo così a 12 maglie basse, poi facciamo 2 giri senza aumenti e adesso in realtà facciamo la diminuzione e facciamo proprio una maglia bassa e una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione. Facciamo poi il cambio colore. Perché per me il maglioncino è con le maniche lunghe, se volete fare le maniche corte continuate ancora per un po' con il colore rosa delle mani. E adesso facciamo tutti i giri senza diminuzione fino a una certa lunghezza che ora vi dirò. Conviene imbottire le mani prima di aumentare troppo e poi facciamo fatica a infilare dentro l'imbottitura. Io imbottirò solo le mani, così come per le gambe le braccia non le imbottisco. Dopo 14 giri tagliate, chiudete e tagliate il filo. Fate l'altro braccio per poi attaccarlo alla bamboletta. Per i capelli tagliare dei fili lunghi circa 40 cm. Poi si fanno a metà, ok? A metà. Questo può distrarre. Scusate, ma... Ok, questo a metà e si prende insomma la misura di dove si vuole andarli a mettere e si inseriscono in questo modo. Quindi io inserisco in questo modo orizzontalmente il l'uncinetto, carico il capello, il filo sull'uncinetto, lo tiro fuori e poi lo inserisco dentro e i capelli si mettono così. Io ora li metterò facendo una linea praticamente di capelli tutti qui, soltanto una linea fino a qui e dopodiché farò le treccioline. Anche questo lavoro è finito, la bamboletta eccola qua, spero vi sia piaciuto e vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo al prossimo video tutorial.